Ciao! Allora, anche oggi inquadratura molto improvvisata perché voglio provare a fare qualcosa per non avere in giro queste bamboline della Sailor Moon. Allora, io sono un'appassionata di manga e poi Sailor Moon davvero era la mia infanzia. Ho trovato queste su Wish ed facendo i conti un attimo, sono 2, 4, 6, le ho pagate in tutto sugli 11 euro, quindi facciamo tra articolo e spedizione circa 1 euro l'uno e ve le faccio vedere perché sono carinissime. Allora partiamo con Sailor Moon, che è questa. Guarda, sono piccine, però guardate che bella, cioè è stampata bene. Questo fiocchetto, e poi è bella, molto carina. Poi dopo andiamo avanti con, andiamo in ordine di scoperta, Sailor Mercury, che è carinissima. Poi andiamo avanti, dunque Sailor Mars, che mi chiedo come faccia a stare in piedi con questi capelli. Infatti non c'è, ah sì, ci sta, vediamo se gli altri ci stanno in piedi. Sailor Moon secondo me non ci sta neanche se la paghiamo in piedi, perché ha i codini più lunghi delle gambe, e infatti non ci sta. Sailor Mercury, no, perché ha le gambine piegate. Sailor Mars ci sta in piedi, è in plastica ovviamente, ma guardate com'è scolpita bene lei. Poi ha comunque il fiocchetto dietro, ha le scarpette con il tacco, perché lei ovviamente ha le scarpette col tacco, e sta in piedi. Oh, che mi ci piace. Poi Sailor Jupiter, che è sempre molto carina, scolpiti bene i capelli anche se sono di due colori, ma si vede dalla fotocamera, ma dal vivo non si vede. Si vede che sono di due plastiche diverse. Anche lei sta in piedi grazie all'acconciatura. Con l'acconciatura sta più o meno in piedi. E poi Sailor Venus, che ha gli stessi capelli, anche se in modo diverso, anche come si dice, con le punte diverse, e poi ha questo nel più movimento. Comunque sono fatti sempre simili. Molto carina anche lei. E poi considerate circa 1 euro l'una. Poi sono belle piene come plastica. E poi sta in piedi. E poi veniamo a Milord. Sailor Venus, spostati. Veniamo a Milord perché è davvero bello. Cioè, guardate, ha plastica nera opaca. Comunque ha il mantello, che se non sbaglio veniva anche via il mantello, ma non stiamo a farla venire via. La rosa, i suoi occhiali. È molto bello. E allora, dunque, per non tenerli così, anche perché sappiamo che non stanno in piedi, vieni qua, Milord. Volevo provare a farci qualcosa e dato che io sono la regina della colla a caldo, volevo provare a metterli su un supporto tipo questo qui, che questi qua li prendo da Wish, sono carinissimi perché vengono 1 euro l'uno ed è legno, cioè è proprio legno in questo supporto qui, su una rondella di legno. Quindi pensavo di metterli, non so. Ci sta posta, se stero tutti sarebbe bello. Sailor Moon e Milord davanti e le Sailor intorno. Allora io partirei con Sailor Moon e Milord davanti e poi vediamo come fare per farci stare loro quattro. Allora, per prima cosa credo di dover attaccare la pistola, e poi mi ero già premunita con uno Scottex da mettere sopra, perché visto i miei danni che faccio di solito, non incolliamo il tavolo. Quindi attacco e arrivo. Ecco, magari se mentre scalda mi preparassi già le cartucce non sarebbe una cosa cattiva. Io le prendo da Tiger e queste qua mi trovo davvero bene. Quindi iniziamo ad aprirle e iniziamo a preparare le. Almeno un paio, secondo me, ci servono, anche se comunque sia con i loro piedini. Vabbè, noi le tiriamo fuori, intanto aspettiamo che scalda. Vediamo. Sì, io pensavo comunque di metterla così. Dove è finita Sailor Moon? Qui. Ok. E poi dopo loro due davanti, così. E le altre Sailor dietro. Però questo lato è un po' stretto. Se invece le mettiamo di qua, così.
E poi le altre Sailor dietro ci stanno? Proviamo. Duke. Duke. Sì, ci starebbero, quindi iniziamo con loro. Non ho pensato una cosa, con questi piedini, come faccio a farli stare in piedi? Ci proveremo. Allora, qua mi dice che è calda, quindi iniziamo. Via il supporto. Proviamo. Direi qui e qui. Non ci starà mai. Ho dei problemi con Sailor Moon e ora anche con voi. Ok, allora il segreto per farla stare è mettere tanta colla, ma tanta colla, in modo che stia più o meno su. Comunque dopo gli ridiamo un altro colpetto a lei sicuramente, i fili dopo li toglieremo alla fine. Andiamo avanti con Milord, ti prego, almeno tu dammi soddisfazione, Milord. Io ho già. Ah no, ce n'è ancora un pochino perché vogliamo fargli il supporto dietro. Ecco qua. L'appoggio. Quello in più andrà tolto, ovviamente. Ecco va. Adesso che appoggia, sta da Dio. Sailor Moon si è incollata. Milord si sta incollando. Io mi sono incollata. Ok? E come prevedevo abbiamo già finito una cartuccia, quindi andiamo a infilare l'altra. Comunque sono due colori diversi, ma speriamo che non cambia niente. Intanto andiamo avanti, fili sempre dopo. E adesso finalmente prende un attimo forma. Dunque, come facciamo? Facciamo Sailor Venus. Che è la protettrice e poi è meglio così, 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 no, io li farei in ordine di uscita, quindi 1, 2, 3 e 4, però Milord tende a coprire tutte quante. Quindi 1, 2, 3 sicuramente, la quarta un po' più nel più centrale. Ci pensiamo. Allora, intanto Sailor Mercury la metterei qui, abbastanza in riva, così si vede. E vediamo. Qui. Lei davvero non ci starà mai.
che oltretutto è piegata in giù e indietro. Aiuto. Sailor Mercury, puoi stare per favore dritta? Cioè, vuoi sfidare per favore le leggi di gravità e stare dritta? Scommettiamo che adesso sta dritta. Intanto appoggiati un secondo a Sailor Moon. Allora, intanto che si asciuga, andiamo avanti con Sailor Mars, che lei già sta in piedi da sola, quindi ci darà tante soddisfazioni. E la pensavo di mettere qui. Che dite? Ok, quindi. Magari se non tocco la pistola è più bello. Le diamo un colpetto, ma lei è già bella fissa di suo. Comunque, abbondiamo con la colla. Basta, abbondiamo ma non troppo. Ok, Sailor Mercury nel mentre si è un pochino ristabilita. Ok, Sailor Mars è fissa. E adesso andiamo avanti e volevo mettere. Aspettate un secondo solo. Dunque, la mia idea adesso, Sailor Jupiter, è di metterla qui. Ok, ma esattamente come con Sailor Mercury. Siamo sicuri che con i suoi bellissimi piedini non starà mai in piedi, quindi adesso ci faremo una super 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 base. Ho detto super base? Ecco. Il segreto è mettere tanta colla in modo che faccia strato dai loro fiocchi, così sono tenute su da sedere. Ok, allora, visto che Sailor Jupiter ci sta facendo ostiare, non indifferentemente, oddio, si è incollato, boh, ok, ci manca solo Sailor Venus, per fortuna, e, oddio, con tutti questi capelli, però sta, oh, là, lei sta benissimo lì in fondo. E
e quindi adesso andiamo a fissarla. Che qua è troppo in... No, 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 in fondo, in fondo. Qui. Ok, ora vado ad aggiustare un attimo di colla. Avevo uno stuzzicadente qua in giro per aiutarmi a sistemare la colla finché ancora. Ecco. Allora, direi intanto di staccare, così ce la spostiamo da attaccato. Ecco, via, su, via, via, via. Fa spazio. Eccoci qua. Allora, dunque, vediamo un po'. Qua è ancora un po' gialla la colla e non è molto bello, sembra che si sia fatta la pipì addosso, ma una volta asciutta diventa trasparente e poi comunque vado a farci qualcos'altro, non so, mi viene in mente, vorrei farci un qualcos'altro, adesso ci penso, intanto sto togliendo i fili. So se andarlo a colorare, però è bello così. Allora, questo qua, come si presenta? Che sicuramente è più in ordine e carino da mettere, ad esempio, su una mensola rispetto a prima. E mi sembra molto carino. Aspettate. Tra un po' poi la colla diventa trasparente, quindi magari ve lo faccio rivedere tra poco, quando è trasparente e non si nota più di tanto, dato che continuo a togliere i fili. Allora, dunque, così è concluso. Carino, io lo metto comunque su un mobile, quindi non è che si veda più di tanto, ma almeno è tutto unito e non sono in giro. E ogni volta che spolvero, soprattutto sposto il blocco e non devo spostare ogni piccolo pezzettino, che sapete che è un po' una rottura di scatole. Dunque, visto che i miei vicini si sono messi a fare il mondo, credo che sia il caso di smetterla subito finché ancora si sente qualcosa. Se come idea vi è piaciuta e carina, soprattutto se vi sono piaciute queste formine, che vi ricordo ho preso su Wish e sono davvero carinissime per me. Poi magari più avanti, dato che con la calda la posso staccare, ci faccio qualcos'altro, non lo so, per il momento avevo queste e ho detto va bene, mettiamoli lì perché mi sono rotta le scatole, io dovevo spostarle ogni volta che spolveravo e poi che cadevano dovevo metterle su, ecco, avete capito, così almeno stanno tutte unite. Se questo video vi ha tenuto un pochino di compagnia o se avete contato quante volte mi sono scottata con la colla caldo... Sono una cosa tremenda. Quante volte mi sono scottate? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Mettetemi un like se vi ho tenuto almeno un pochino di compagnia. E mi raccomando anche di iscrivervi al mio canale, così verrete, e cliccate sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Stavo pensando come finire il video con il potere di cristallo di luna vieni a me. Ma poi sono talmente tanti che... Potere del cristallo di luna, vieni a me e mi raccomando, cliccate sulla campanella. Al prossimo Ciao, video! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!